Salve a tutti amici, video molto importante perché parliamo del fallimento e del successo. Che cos'è il fallimento e che cos'è il successo? In realtà io credo che il fallimento non esista, semplicemente esistono persone che non vanno avanti, rinunciano a proseguire. E ho scelto tre frasi famose di tre personaggi molto importanti che hanno detto delle cose che fanno sicuramente riflettere, ma non sono solo loro, potete analizzarne tantissime. Allora, la prima, Thomas Edison: non mi scoraggio perché ogni tentativo sbagliato, scartato, è un altro passo avanti. Thomas Edison ha fallito tantissime volte prima di riuscire a creare qualcosa che poi tutti noi conosciamo di rivoluzionario. Ha fallito? Sì, un sacco di volte, centinaia di volte, ma alla fine ce l'ha fatta. Quindi ha veramente fallito? No. Quindi che cos'è il fallimento? È semplicemente un tentativo non andato a buon fine. Ma non è quello che scoraggia, perché è un po' come nei videogiochi, se ci pensate. Noi andiamo avanti, moriamo, ricarichiamo, andiamo avanti, moriamo, ricarichiamo, andiamo avanti, ce la facciamo e proseguiamo. E la nostra vita andrebbe vissuta veramente così, come un gioco: ricaricare e andare avanti. Non però, attenzione, sbattere sempre nel solito muro. Cioè, se noi continuiamo ad andare avanti, sbattere, c'è un muro davanti, ci sbattiamo, poi torniamo avanti, riproviamo, sbattiamo di nuovo, ritorniamo indietro, riproviamo, sbattiamo, vuol dire che c'è qualcosa da cambiare, la rotta va un po' cambiata. Magari abbiamo preso la strada giusta per noi, magari è tutto corretto quello che stiamo facendo, però dobbiamo un attimino adeguarci, quindi essere flessibili, ma perseguire l'obiettivo. Poi, seconda frase, Winston Churchill: il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. E questo è veramente il segreto. Se ogni volta che abbiamo un fallimento, tra virgolette, noi non perdiamo l'entusiasmo di provare e riprovare, prima o poi ce la facciamo. E analizzate i profili di tutte le persone di successo, vedrete quante volte hanno sbagliato, quanti rifiuti hanno avuto di tutti i campi: persone politiche, dello spettacolo, quindi cantanti, attori, personaggi che hanno fatto la storia. Tutti hanno una vita costellata di fallimenti, con ognuno di noi, se ne avesse ricevuto anche solo uno, avrebbe detto: basta, questa non è la strada che fa per me. E poi c'è l'ultima frase di Seneca: la fortuna è ciò che accade quando la preparazione incontra un'opportunità. Tutti quanti abbiamo delle opportunità, siamo noi che dobbiamo coglierle. Se siamo preparate, ciò ci porteranno al successo. Il problema è quando non ci creiamo le opportunità, se rimaniamo chiusi in noi stessi perché abbiamo paura di riprovare per colpa di un fallimento, l'opportunità non arriva. Quindi le persone non è che hanno avuto semplicemente fortuna, è stato un caso, no, hanno colto un'opportunità che è stata data loro, oppure loro se la sono trovata, ma comunque in ogni caso hanno agito. Magari hanno fallito altre volte, non è che una persona nasce e ha tutto in mano così come sembra, perché tutti pensiamo ai classici raccomandati che hanno sempre avuto tutto nella vita, ma in realtà magari anche loro hanno avuto tanti fallimenti, oppure addirittura gli è stata data in mano una responsabilità troppo grande per loro, hanno avuto paura di non farcela, magari hanno fatto degli sbagli, però sono andate avanti e quindi sono diventate persone di successo. Come dice il grandissimo Anthony Robbins: fare e non fare è sempre un risultato, perché comunque il non fare qualcosa vi garantisce che ci sarà un risultato, ovvero che sarete in balia degli eventi che sceglieranno per voi. Quindi meglio non far scegliere a qualcun altro, meglio scegliere noi stessi. Piuttosto falliremo, piuttosto rimbalzeremo, riproveremo, ma intanto avremo prodotto un risultato da noi cercato, perché rimandare, non fare, è comunque un risultato avvenuto. Non lo credete anche voi? Un saluto a tutti.